grande attesa per le decine di ospiti che quest'anno si alterneranno a Passaggi Festival. Chi saranno i primi ad arrivare? Sì, il primissimo in assoluto sarà Marco Pesatori, un grande intellettuale, astrologo, lo leggiamo su Repubblica, che aprirà proprio il primo appuntamento di Passaggi Festival alle 9:30 di mattina di mercoledì 26 giugno al Bonbon per la rassegna Buongiorno Passaggi, libera colazione. E poi da lì sarà tutto un pienone di ospiti sia nel centro storico che nel lungomare. E abbiamo davvero cercato di accontentare un po' i gusti di tutti. Andiamo dalla musica, penso a Robby Facchinetti, penso a Gianluca Grignani, penso a una rassegna tutta dedicata alla musica che ospitiamo alle 6:30 del pomeriggio a Bagnels, forse 6 ore, ma penso anche alla politica, penso ai libri di Antonio Padellaro, penso a quelli di Antonio Polito, penso alla geopolitica, al primo appuntamento della piazza, per esempio, con la presentazione della rivista Limes. Ci sarà Lucio Caracciolo, il direttore, e ci sarà Paolo Petrecca, il direttore di News 24. Ma penso anche alle biografie di ospiti e personaggi interessanti, a volte affascinanti, a volte contestati, che andiamo a presentare, da Alessandra Mussolini, che sarà in piazza domenica, al filosofo Marcello Veneziani, che parlerà dell'amore. Questo per quello che riguarda la piazza, ma basta andare in un'altra delle qualsiasi rassegne per avere delle scoperte interessanti. Penso per esempio al Chiostro delle Benedettine, dove porteremo l'arte, porteremo la filosofia, porteremo l'economia. Ci saranno nomi come Claudia Parzani, che è la presidente di Borsa Italiana, ma ci saranno anche tanti ospiti di filosofia come il filosofo Sant'Ambrogio, Armando Massarenti. Quindi davvero una rassegna che tutti i giorni terranno compagnia al pubblico. Ci saranno anche altri ospiti legati al nostro territorio? Certo, anzi, il primo giorno ci sarà un ospite particolare, e qui lo voglio citare, perché il suo libro io scommetto che sarà foriero di grande dibattito, grande discussione, e probabilmente cambierà anche un po', come dire, la prospettiva con cui andiamo a leggere e a guardare la critica su Dante Alighieri, perché è un libro che parla di Dante Alighieri e della città di Fano. Lo ha scritto Andrea Angelucci, il presidente del Circolo Bianchini, l'appuntamento è alle 6:30 al Chiostro delle Benedettine, mercoledì 26 giugno, quindi il primo giorno di festival, e questo è un libro che davvero merita di essere seguito, non soltanto nella sua presentazione che faremo, ma anche nella sua evoluzione.